è venire giù da Serravalle e trovare la popò dei cani sotto i portici regolarmente. Questo non mi piace. Non mi piacciono i cantieri aperti da troppo tempo che sono in stallo e sono là fermi. Non mi piace. Comunque mi piace vivere a Vittorio, perché poi io abito su a Santa Giustina, una zona. Adesso stanno anche ristrutturando, mettendo a posto il parcheggio, e va bene dopo tanti anni. Insomma, dai, in linea di massima, i troppi lavori iniziati e non conclusi, quello no, non mi piace. Magari opere come sotto il parcheggio sotterraneo, che non funziona, poi vedo a Meschio che ne stanno facendo un altro, magari questo... Hanno una brutta esperienza, continuare a fare sottopassi e parcheggi che, boh, non so. Comunque è così. Però non vado via da Vittorio neanche per sogno. Che sincera, la gente che è sincera. Il paese mi piace proprio, la gente. E cosa non le piace? No, che non mi piace, non mi piace, non è niente che non mi piace qua a Vittorio Veneto. Sia la posizione vicino alla montagna, sia il comportamento della gente, insomma. Io che ho diversi anni che ho a che fare con la gente, la trovo la gente sincera. Vittorio Veneto mi piace quasi tutto. Mi piace l'ambiente, mi piace la collina, mi piace il viverci, la gente è anche abbastanza cordiale. Quello che non mi piace è lo stato delle strade, che sono abbastanza distrutte, soprattutto alcune sono veramente malmesse. E basta, è quello più che altro il problema secondo me. Poi abbiamo tante cose, anche per i giovani c'è attività sportive, c'è un po' di tutto, quindi insomma... Non ci possiamo lamentare, scuole di ogni genere e grado, forse manca qualcosa, qualche locale per i giovani un po' più, che si divertano un po' di più, ma per il resto insomma, bene. Mi è sempre piaciuta, sì, sia per il clima, sia per il posto, un po' per tanti motivi, insomma, diciamo. Beh, ultimamente la vedo un po' trascurata, le strade con tante buche, tante cosette che una volta erano più, funzionavano meglio. Se no, per il resto avrebbe bisogno di un po' di una rinnovata. Direi che Vittorio Veneto è molto interessante, la parte storica senz'altro, e qui Serravalle è proprio una piccola Venezia che, se si potesse mettere a posto, sarebbe senz'altro più carina anche a livello turistico. Che non piace certe strade che purtroppo sono molto disagiate a livello di rottura, però insomma diciamo che è una bella cittadina, si vive bene qui e direi che mi piace stare qui. Quello che mi piace è sicuramente il verde che c'è attorno, infatti sono venuto qui perché ho un bambino piccolo e quindi lavoro qui. Quello che mi piace magari la sera un po' spenta come città, per il resto non posso lamentarmi, anzi. Mi piacerebbe, ad esempio, rimanesse sempre più naturale, ad esempio che la gente, come Ferrara, girasse in bicicletta, e quindi ci fosse minore inquinamento, e proprio per valorizzare quello che la natura offre a questa città. E diciamo, di negativo appunto troverei questo, ecco, i rumori, l'inquinamento, e di positivo proprio anche tutta la sua storia, la sua cultura. Mi piacerebbe che rimanesse sempre, diciamo, anche proprio anche come architettura, che non ci fossero gli ecomostri e tutte, diciamo, queste cose negative in questo contesto, sia Serravalle che Ceneda.